richiama Vertigine Bianca, il nome è già evocativo di forti emozioni, sia per gli atleti in gara che per il pubblico. A Cortina, in vista dei mondiali di sci alpino del 2021, si lavora già alla realizzazione della nuova pista ai piedi delle Tofane, che renderà ancora più spettacolare la mitica Olimpia. Un tracciato di 2,5 km con un dislivello di 805 metri, una pendenza massima del 62% e una media del 31,6%. Si svilupperà sulla Tofana di Mezzo partendo a nord del rifugio Pomedes da quota 2373 metri e terminerà incrociando la pista Stratofano Olimpica, con la quale condividerà il traguardo a quota 1568. Ospiterà le competizioni maschili di discesa libera e Super G e Slalom Gigante in occasione appunto dei Mondiali Cortina 2021. Rispetto al progetto iniziale, la pista maschile è stata modificata e la partenza è stata abbassata per ottenere un tracciato molto tecnico con dislivelli richiesti dalle regole internazionali. ISTA, che gestisce la ski area di Socrepes, Pocol, Tofana e Falzarego, ha modificato il tracciato originario per adattarlo alle disposizioni della FIS, che rendono tra l'altro meno invasivo l'impatto e più economici i lavori, che si concluderanno già a fine anno. Nel frattempo procedono anche le opere di progettazione sugli gli altri tracciati che verranno preparati nel 2018 e 2019 sul Col Druchet, dove ci sarà una nuova funivia, e le piste A, che ospiterà il Super G, e B, dove avviene il warm-up, verranno adattate agli standard di gara. E in Cinque Torri, dove verrà realizzata la nuova pista intitolata allo scoiattolo apezzano Lino Lacedelli. Entro l'anno sarà conclusa la parte relativa alla realizzazione al grezzo della pista Vertigine Bianca, mentre a primavera partiranno i lavori per tutte le infrastrutture necessarie per i mondiali, dall'innevamento artificiale alle protezioni, all'impianto di cronometraggio e al traguardo, dove il Circo Bianco dei Mondiali Alpini offrirà, con queste premesse, uno spettacolo indimenticabile.